l'antistadio di Francavilla va in scena l'anticipo della 25esima giornata del campionato Over 40 Serie A. Di fronte ci sono due compagini a caccia di riscatto, ovvero Prusacco ed Edo Bubu. Padrone di casa a digiuno di vittorie da ben 5 giornate, mentre gli ospiti sono reduci dalla pesante sconfitta per 6-2 rimediata in casa contro la capolista, la Romagnola. Per interrompere l'astinenza dei tre punti, Mister Pacifico si affida a Benigni, Di Cosimo, Tiberio, Di Pietrantonio, Bashmeta, Pierfelici, Di Carlo, Bora, Lazzari, Maselli e Polimeno. Risponde Mister Imbastaro con De Cerchio, Pizzuto, Di Fulvio, Di Dio, Dragone, Diamanti, Rullo, Di Santo, Sileno, Di Giovanni Antonio e Breglia. Pronti via e sono gli ospiti a partire forte. Sileno si abbassa a ricevere il pallone, serve Di Giovanni Antonio che non ci pensa due volte e calcio dalla lunga distanza con un tiro insidioso. Benigni è sulla traiettoria ma il pallone si spegne al lato. Con il passare dei minuti la Prosacco conquista terreno e spazio e si fa vedere in area al 9 minuto di gioco. Di Pietrantonio avanza indisturbato e apre il gioco sulla destra per Di Cosimo. Il suo cross è invitante, Lazzari spizza il pallone e sulla traiettoria c'è Capitan Bora, ma il suo tiro a volo è da dimenticare. Prosacco che poco dopo rischia di passare in vantaggio con una rete, Polimeno viene servito in maniera intelligente, alza la testa e verticalizza, Mariani ci mette il piede per interrompere, la linea del passaggio, il pallone carambola all'indietro, De Cerchio però fa sulla sfera in due tempi. Al terzo tentativo la Prosacco sblocca la partita con un gol da incorniciare, dal corner di Maselli De Cerchio interviene con i pugni e veloce Di Carlo ad avventarsi sulla sfera con una rovesciata porta in avanti i suoi. Reazione rabbiosa da parte degli Edo Bubu che al minuto 22 hanno la possibilità di rimettere tutto in discussione. Di Giovanni Antonio si incarica del calcio di punizione da posizione invitante, il suo mancino è morbido, Sileno è bravo ad anticipare l'avversario e a colpire il pallone in testa, ma il legno a negargli il gol. I calci piazzati si dimostrano essere l'arma in più degli ospiti, infatti provano a sfruttare queste situazioni. Dal corner ribattuto dalla difesa di casa Di Dio pesca sul secondo palo un isolato Ferri che però non riesce a dare forza al tiro e sciupa un'altra ghiotta occasione. Una delle leggi non scritte dice che il calcio è spietato e al minuto 24 la Prosacco raddoppia. Il pressing alto mette in difficoltà la difesa degli Edo Bubu, Capitan Dragone controlla in maniera maldestra il pallone, Bora ci mette il piede, Lazzari c'è il pallone con una serie di dribbling, addormenta anche De Cerchio e poi ha il facile compito di spingere il pallone in porta e 2-0. Gli uomini di Imbastaro provano ad accorciare alla fine del primo tempo, sono sempre Di Giovanni Antonio e Sileno i più insidiosi, il numero 9 di gran classe addomestica un pallone complicato, si gira e calcia ma non inquadra la porta. L'ultima emozione del primo tempo è di marca a Prosacco. Pierfelice si prende la responsabilità di calciare una punizione da una notevole distanza, il tiro sembra essere dosato bene con la forza ma il pallone si abbassa solo dopo aver superato la traversa. Sarà anche un po' l'eccessivo nervosismo a caratterizzare un secondo tempo che regalerà ugualmente tante emozioni, infatti in meno di 60 secondi gli Edo Bubu tentano di rompere gli indugi con il solito Giovanni Antonio che vince una serie di rimpalli ma la rasoiata mancina è da rivedere. La tensione aumenta tra gli uomini di Imbastaro e il direttore di gara quando alla richiesta di ricontrollare la distanza tra il pallone e la barriera, Comignani, il direttore di gara, inizia a contare i passi proprio dalla barriera e poi a spostare il pallone, una scelta che fa sicuramente discutere. Placatigliani, Giovanni Antonio si incarica della battuta, il suo è un bolide respinto da Benigni, poi sulla ribattuta Sileno va a botta sicura, ma Benigni gli dice di no con la nuca. Terzo minuto della ripresa ed ecco lo slag in dorso che probabilmente corrisponde ad una mazzata per gli Edo Bubu. Prosacco che si proietta nella metà campo avversaria, Lazzari e Domestico un ottimo pallone con la coda dell'occhio sul versante opposto vede e serve Maselli che con un colpo sotto fa 3-0. Per il numero 10 si tratta anche del centesimo gol in maglia Prosacco. Un triste che non demoralizza gli ospiti al 43esimo di Dio e altruista, Sireno spalla la porta, protegge un buon pallone e poi lo scarica su Pizzuto ma il terzino calcia male. Ci si mette di mezzo anche la sfortuna per gli Edo Bubu, ancora di Dio ad avanzare in maniera indisturbata, il tiro è calibrato bene ma il numero 4 scheggia il palo. Continua a premere la squadra in Bastaro, Di Giovanni Antonio tenta di sfruttare una punizione invitante, il numero 10 calcia bene ma il salvataggio di Bashmeta è decisivo.
Didier in forma e lo dimostra poco dopo, 1-2 con Assileno e botta dalla distanza, Benigni respinge. Yedububu accorcia nel passivo al minuto 34 della ripresa, Didier fa quello che vuole sulla corsia di destra, cross sul secondo palo con il contagocce per Breglia che ha il tempo di controllare e calciare, il pallone si stampa sul palo, balla sulla linea, ma Assileno è appostato bene, con scaltrezza spinge il pallone in porta. Piede sull'acceleratore per gli ospiti che ci credono, dalla respinta della difesa di casa Diamanti pesca in area di Giovanni Antonio, il colpo di testa è orientato sul palo più lontano, ma il pallone termina fuori. La Prosacco, dopo essersi difesa, si fa rivedere con un corner, Galante prende il tempo e ha sui piedi un pallone invitante, ma schiaccia il tiro. Nei minuti conclusivi gli ospiti trovano addirittura il gol del 3-2. Di Giovanni Antonio scippa il pallone a Cingolani, forse un po' al limite della regolarità. Didier verticalizza per Assileno che poco prima del suo ingresso in area calcia sul palo coperto da Benigni e fa 3-2. È l'ultimo atto di una partita pazzesca, una vittoria preziosa per la Prosacco che vede la luce in fondo al tunnel dopo settimane complicate e ridà ossigeno al sogno settimo posto, che vuol dire qualificazione alla Coppa Wisp over 40. Per Yedububu il 3-0 sarebbe stato un risultato troppo severo, la squadra in bastaro ha creato ma non concretizzato e nel calcio questo è un dettaglio non da poco.